Buonasera, buonasera. Allora, è appena finita una bella gara. 4 vetture, anzi 5 protagonisti. 5 protagonisti, vince il mostro, vince Lewis Hamilton su un grande Sebastian Vettel, devo dire. Veramente questi due piloti oggi hanno onorato i loro 9 titoli mondiali, c'è da dirlo. Diciamo che sì, venerdì come passo gara la Mercedes andava meglio, ma oggi ho visto una gara piuttosto equilibrata, sinceramente. Due vetture alla pari e non sappiamo cosa avrebbe combinato Verstappen se non fosse successo quello che è successo, sia ieri che in partenza oggi, dove si è toccato con Hamilton, ha avuto la peggio. Niente, è stata una gara decisa ai box praticamente, con quel grande tempismo del box Mercedes ha fatto la differenza. Un giro prima, però quel giro è stato sufficiente per acquisire quei 2-3 secondi di vantaggio che un grandissimo come Hamilton è riuscito a portare fino alla fine. Chapeau a lui, chapeau alla Mercedes, ma un grande Sebastian Vettel. È una bella gara anche di Bottas, perché viste le premesse, arrivare a 4 secondi dal primo non è poca roba. Diciamo che ha salvato questo weekend con una gara gagliarda. Oggi poteva fare molto di più Leclerc. Ha fatto, a parte la strategia, che è l'unico dei primi quattro a fare due pit stop, ma è anche vero che pur avendo quasi sempre avuto gomma più fresca degli altri, non è riuscito ad incidere, specialmente nel secondo stint, quando aveva la gomma gialla nuova, a differenza degli altri che avevano gomma bianca. Non è riuscito a spingere, ha fatto qualche errore di troppo e oggi, nonostante quello che poteva essere un gran finale, era quasi arrivato a Bottas. Era quasi arrivato a Bottas e aveva quasi raggiunto Bottas, poi ha bloccato per l'ennesima volta la gomma, l'ha un po' spiattellata, ha fatto un lungo e non è più riuscito a prendere la Mercedes di Bottas. Oggi è stata veramente una gara tirata, non il massimo dello spettacolo, ma è stata una gara tirata nelle prime posizioni, dove per metà gara c'è stato anche Albon. Questo per dire cosa poteva fare Verstappen, che dopo la sciagura della partenza ha fatto non so quanti giri con la gomma bianca, con signori tempi, con la media dell'1,20. Cioè, questo secondo me avrebbe tranquillamente lottato per la vittoria se non fosse successo quello che è successo in partenza, nonostante quello che è successo ieri in qualifica. Oggi diciamo che ha prevalso la classe dei due campioni del mondo, ha prevalso la classe di Hamilton e Vettel, un Vettel che ultimamente mi sta piacendo, come è ben lontano dal pilota depresso che faceva un sacco di cazzate. Quella vittoria di Singapore l'ha sbloccato, devo dire. Lo ha sbloccato, è stato, ripeto, la gara è stata vinta ai box praticamente, ma non per un errore della Ferrari, per la grande precisione e prontezza della Mercedes. Ogni tanto bisogna dare merito agli avversari, non bisogna sempre trovare il pelo nell'uovo nella Ferrari. Oggi la Mercedes al muretto è stata perfetta, perché le macchine si equivalevano, si sono equivalse in gara, addirittura Hamilton. Ma anche Vettel hanno gestito le gomme con una maestria senza pari. E questo mi rivaluta la gara di Bottas. Oggi si è rivisto praticamente il Bottas di inizio stagione.
nonostante tutto quello che è successo nel weekend, nonostante dei top 6 era quello che partiva peggio, oggi ha fatto veramente una bella gara, Bottas. Bella e consistente. Scusate gli sbadigli, ma c'ho un sonno. Sono in piedi alle 5 e mezza, ragazzi. Di stamattina. Fatto una bella gara. Troppi errori Leclerc oggi. Troppi errori. Leclerc, da quando Vettel è tornato sui suoi livelli, diciamo che spesso fa degli errori ultimamente. Però, ma è come li fa Verstappen, d'altronde. Questi sono due ragazzi che ci faranno divertire. Peccato l'assenza di Verstappen dalle posizioni di vertice, davvero un peccato. Chiuso, vi ho detto quello che penso della penalità di ieri. Poi oggi in partenza ha avuto la peggio contro Lewis Hamilton. La cosa che mi piace di Hamilton, che riesce a vincere ogni volta che si trova in quelle situazioni, ne esce vincitore. Raga, non può essere sempre culo. Vuol dire che questo sa come posizionare, sa come uscire indenne da certe situazioni. Non può essere sempre culo. Può essere culo una volta, due volte, tre volte, ma poi qui questo qua nel corpo a corpo è micidiale. È micidiale. Ne esce quasi sempre vincitore. Cioè 9 volte su 10 ne esce vincitore. E questo ci dà la conferma della grandezza di questo ragazzo che oggi raggiunge quota 83 vittorie, solo 8 vittorie dal record di Michael Schumacher. Ragazzi, questo oramai è nella storia. Questo Lewis Hamilton è nella storia. Tanto di cappello a lui. Tanto di cappello a lui. Oggi ho visto molte fesserie ai box. La prima, poverino Giovinazzi, gli hanno praticamente rovinato la gara dando il via quando la gomma non era ancora montata, per non pensare alla puttanata fatta a Norris, ragà. Certe fesserie che comunque potrebbero essere molto pericolose. Fesserie che prima forse venivano attenuate dal fatto che c'era il rifornimento, in ogni caso c'era qualche secondo in più per sistemarla meglio la gomma. Però io al rifornimento non tornerei neanche morto, perché il rifornimento uccide la gara, uccide l'essenza della Formula 1 in gara, senza contare quel che è successo nel 94, vabbè. Comunque, concludo questo video. Grandi, grandi complimenti a Hamilton, grandi, grandi complimenti a Vettel e anche a Bottas. Leclerc, troppi errori, oggi sarebbe potuto tranquillamente andare a podio. A un certo punto della gara era netta, gli guadagniamo un secondo ai primi tre, e poi quello spiattellamento e ciao. E questo ci dà indice che il ragazzo forse reagisce un po' troppo nervosamente alle avversità in gara. È un mistero come non sia stato performante nel secondo stint, pur con una differenza di gomma con la gomma gialla rispetto a chi aveva la bianca. E questa è una pista particolare, è una pista che mangia molto le gomme durante le prove libere, ma una volta gommata la pista è un circuito che la gomma si riesce a preservare abbastanza bene, ve l'ho detto prima, lo dimostra Verstappen con quei che praticamente dopo l'incidente d'inizio gara si è fermato, ha cambiato la gomma e non si è più fermato. È arrivato sesto e con 40 secondi di ritardo, 45 secondi di ritardo, cioè fate i conti, fate un po' i conti. Praticamente dovete escludere un giro sano che ha fatto su tre ruote, più la fesseria lungo la partenza, cioè praticamente è quello che ha fatto è quello che ha annullato la gara di Verstappen. Peccato, perché avrebbe potuto animare ancora di più la lotta al vertice davanti. Certo, sì, noi l'essenza della Formula 1 è il sorpasso, però
Vedere questi qua tesi a mantenere sempre una certa velocità è stato veramente un bello spettacolo di tecnica di ottima Formula 1. Non necessariamente deve essere il sorpasso, il metro per giudicare una gara. Oggi si sono visti tre piloti molto vicini, molto concentrati e che hanno sbagliato pochissimo. Tre, il quarto è Verstappen, hanno fatto degli errori e li hanno pagati. Ditemi la vostra, iscrizione al canale, complimenti a Hamilton, il cui titolo mondiale è oramai imminente. Complimenti, complimenti, complimenti a questo grandissimo campione, complimenti alla Mercedes, bene la Ferrari, bene Vettel. E ora per Leclerc viene il difficile, perché fino a 2 o 3 gare fa è stato solo ricoperto di elogi. Adesso viene il difficile, alle prime difficoltà vediamo il carattere del ragazzo. Anche perché, come ho già detto, Vettel si è bello che è ripreso. Su Vettel continuo a pensare quello che penso, rispetto a quel che ha vinto, un tantino sopravvalutato, però è pur sempre un campione. Oggi ha guidato da campione, ha trattato le gomme da campione, come da campione le ha trattate Hamilton. È come... Concludo ancora una volta ribadendo l'ottima gara di Bottas. Iscrivetevi al canale, buonanotte, cioè no, buonanotte, tra poco anche video sul calcio. Ciao!